così. Ciao Gianni! Forte sapore, ma fortissimo. Cosa stai facendo? Ciao Giada! Guarda, sto giocando con l'app di Gormiti. Bellissima. Hai tosse? Non ti sei accorto che la puntata è iniziata? Non me ne sono accorto. Se sono impegnato a giocare, non me ne accorgo delle allora, altre cose. Aspetta un attimino e salutiamoli. Va bene, vai, inizio io. Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Come avete visto, stavo giocando con l'app. Ah, tra l'altro, dite a mamma e papà di scaricarla l'app dei Gormiti. Sì, perché così sotto l'ombrellone potete giocare. Esatto, come farò io a breve che parto, vado al mare e mi piazzerò sotto l'ombrellone a giocare con la mia app. Poi mi racconterai di tutte le vincite che hai fatto. Ovvio, perché io vinco sempre. Adesso uso Samburo, guarda. Uso, lo scelgo e vai. Ma potenzia anche questo qua. Lui? Sì. Ok. Vai, pronti con la battaglia. Però Johnny, gioca dopo, perché devo farti vedere una sorpresa? Ma sempre devo giocare dopo e non ci gioco più. E non ti poi piacciono le sorprese? Vabbè, sì, me la tengo per me, allora questa sorpresa. Voglio sapere la sorpresa. No, adesso no. Dai, scherzavo, già era uno scherzo, forza, sorprese. Ti piacciono le sorprese, allora guarda un po'. Wow, guarda un po'. Bellissimo. Tutto il set per la scuola dei Gormiti. E tra l'altro per i bambini quest'anno sarà un anno super gormitico. Guarda un po', ci sono i diari, puoi scegliere anche quale diario sì, vuoi. Sì, lo sai già quale, vero Giada, perché lì c'è il Fall of the Carrion. Sì, lo so, questo è tuo, questo è mio. Brava. Invece. L'astuccio, l'abbiamo fatto vedere, ma lo facciamo vedere ancora, tre scomparti. Guardate un po'. Ci sono tantissimi colori. Colori, matite, pennarelli, è bellissimo, mi piace tanto. Tutto l'occorrente per disegnare e colorare. Se prendete lo zaino, il diario, l'astuccio, tutto l'occorrente scolastico per un anno scolastico Gormitico. Mandateci le foto perché noi siamo davvero curiosi di vedere cosa avete scelto. È a gormitishow.com. E Giada, allora io allora inizio ad andare a scuola. Vado. Come a scuola, Gianni? Entra un po', inizia, mancano ancora qualche settimana. Già, dalla scuola è lontana, ci vado a piedi, dai. E ci impieghi così tanto. E ci impiegherò quello che ci devo impiegare. No. Aspetta, che ci sono altre sorprese, Gianni. Andiamo, guarda. Io voglio andare a scuola. Gianni, ma stai seguendo il torneo del Titano? Giada, assolutamente sì, non posso perdermi questo torneo gormitico. Ma guardiamo un attimino questo video. Vai, vediamo. Drago ardente! Allora già dalle nostre sfide ultimamente sono andate un po' a rotoli, ok? Perché no, sì, perché abbiamo pareggiato. Ah, e appunto, più rotolo di così. E quindi questa volta è il momento di vincere, Johnny, giusto? Sì, anche i bambini senti che dicono sì. No, dicono già te devi vincere. No, senti, Johnny. Già, Johnny. Giada. Ma che Giada, è impossibile. Giada sceglie questa. Giada sceglie questa, pure in terza persona. Va bene. E Johnny invece sceglie questa. Scusami, non riesco a aprirla. Senti quanto è potente da qua. Senti, bambini, anche voi, quando andate in edicola, prendetene uno, due, toccatelo e sentite la grandezza del Gormita. Provate. Apri. Perché il mio mi piace. Apri. Allora, ho trovato un cattivello. Non sono un fan dei cattivi, lo sanno tutti, però mi piace perché è molto forte. Ho trovato Zarnok. Io invece ho trovato Antium. Va bene, ci sta. Zarnok contro Antium. Allora, bene contro il mare. Iniziamo. Sulla card che numero hai? Un numero alto già dal giù. Anch'io un numero alto. Prego. Il numero 7. Dai, il sapore della vittoria. Senti, salsa di lasagna. Il mio è il numero 8, bimbi, 8. Io non so più come dirlo. Dobbiamo fare qualcosa qua. Sì. Non lo so, ti farò il corso di vincita. Dai, iniziamolo dopo però, iniziamo già a fare il corso. Facciamo così adesso, cambiamo discorso che è meglio prima che Giada mi piange, lacrime. No, non piango, non è vero. Ricordiamo in edicola che non troviamo solo i collezionabili, ok? Ma anche il magazine. Esatto, il Panini Magazine dedicato ai Gormiti. Guardate un po' che cosa c'è, il regalo. Io ho letto, leggiamo. Ma leggi cosa è bellissimo. Leggiamo. Ultra Lord Carrion Limited Edition. È bellissimo. Forza, apriamolo. Vediamo. Così me lo porto. Wow. No, vabbè.
È bellissimo, Johnny! È stupendo! Da aggiungere alla collezione da portare in vacanza. Sembra fatto di acciaio, è bellissimo! Stupendo! Johnny, lasciami adesso... Lasciami con Ultra Lord! Portalo con noi, però c'è un nostro amico che ci aspetta! Ma è troppo bello! Dai, portalo con noi! Bellissimo! Ciao Giacomo! Ciao. È bello perché fa ciao! Ciao! Come lo fai? Aspetta, me lo fai di nuovo quel ciao! Ciao! Come stai? Sto bene. Stai bene, benissimo. Sei un super fan dei Gormiti, sappiamo! Sì, molto! Sei contento di essere qua al Gormiti Show? Sì! Lo sai che ci hanno detto che tu crei delle storie, giusto? Sì. Ma ce ne racconti una? Va bene. Allora, vai, grazie, dai, così sono tutto orecchio. Amici. Era quella di meno recente. Praticamente c'erano Urik e Zephyr che erano andati nell'isola del magma per cercare un frammento, ovviamente. Poi però Zephyr c'è molto caldo. Quindi Urik dice di andare un po' col passo avanti. Okay. E poi Zephyr si accorge che andando più avanti la temperatura più, cioè dai, inizia ad essere più calda. Okay. E poi alla fine che Krobok era dietro a una roccia di magma. Magma. E poi? E poi hanno dovuto fare la lotta. Krobok li ha dovuto svegliare perché ha fatto tutto questo. Perché aveva provato a mangiare un gelato nell'isola del magma e poi si era sciolto. Quindi se lui non riusciva a fare niente con il magma, nessuno l'ha. È bella, molto bella. Ti abbiamo perso in qualche piccolo racconto perché c'è la connessione. Esatto, c'è la connessione. Però, bella, la parte che mi è piaciuta di più è proprio il momento in cui mangiano il gelato che si scioglie nell'isola deserta. Beh, va bene, siamo stati felicissimi di averti conosciuto, sei simpaticissimo. Sei un grande, un grandissimo. Ti salutiamo. Ciao. Giada, questo momento è davvero magico, vero? Hai proprio ragione, Johnny. E partecipare è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. Raccomando, partecipate. Ora è il momento della bacheca gormitica. Oggi ci sono arrivati un disegno e una foto. Allora, iniziamo con il disegno che ce lo manda Matilde, ci scrive questo. Ciao ragazzi, come state? Oggi vorrei condividere con voi questo disegno molto carino in cui ho rappresentato una scena dell'episodio Mini Trek che personalmente mi piace tantissimo. Vi mando un bacione, vi voglio tanto bene. Bellissimo il tuo disegno, sei sempre bravissima. Davvero, a disegnare. Ma guarda, tutto con la matita, fatto pure tutte le sfumature. Bellissimo, davvero bello. Complimenti. Bello. Ottimo. E poi ci è arrivata questa foto della collezione super gormitica di Andrea. Ma una super collezione, guarda quanti ne ha. Anche la box, te la ricordi? Sì, certo che me la ricordo. Bellissima, c'è anche le medaglie, ci sono delle medaglie, sicuramente perché ha tanti gormiti ha vinto le medaglie. Probabilmente. Wow, allora, se volete mandarci anche voi le foto, disegni, qualsiasi cosa, a noi fa tanto piacere, perché certo, a noi piace ci tanto. Certo, siamo felicissimi. Cosa mandatele sempre a gormitishow.com. Esatto, sempre quello il sito, non è che cambia. È sempre quello. Gormitishow.com. Johnny, però adesso la puntata è finita. Dobbiamo salutare i nostri super amici. Cosa devono fare? Dovete continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Esatto, Giada, iscrivetevi al canale così rimanete sempre aggiornati. Mettete . Tantissimi like e condividete anche i video. È giusto, non c'è più altro da dire, vero? No, basta. Solo salutare. Un saluto da Johnny e Giada, ciao.